Una giornata Sunday Cup. Si sfidano Bafana Bafana contro i Chupa Soccer. Il risultato vede in vantaggio i Chupa Soccer per 5-1. Siamo in una fase abbastanza avanzata del secondo tempo. C'è da dire che ancora una volta i Bafana Bafana sono rimaneggiatissimi quest'oggi. Ma già ragione, forse dice che c'era uno identico, ciao. Bernardini. Selve Russo cerca il tiro a giro, non gli riesce. Quarimba in due tempi. Adesso D'Amato, serve Izzo, passaggio sbagliato, anticipa bene Gennaro Ivone che scende sulla fascia, centralmente poi il passaggio a cercare Mattia Coppola che prova un tocco di fino, il numero non gli riesce, allora Di Napoli, in avanti, la palla finisce tra le mani di Orfano, non c'era nessuno, Orfano rimette in avanti, a cercare D'Estasio, il colpo di testa. E si allunga però Fabio Quaremba che rimette in avanti, anticipa ancora benissimo Ivone, lo stop fino da parte di Bernardini che è costretto a tornare però sui propri passi, poi serve lateralmente Jegas Russo che con uno stop a seguire si accentra, ancora lateralmente a cercare Mattia Coppola, passaggio al centro, anticipato in calcio d'angolo. Cioè non è che al momento della firma dobbiamo finire il forse sotto addosso, capito? Ancora Mattia Coppola. Buono il dribbling. Poi si allunga troppo il pallone. Anticipa bene il difensore. Bernardini ancora. Il tiro a girare. Finisce sul fondo. Sembrava almeno sulla traiettoria Fabio Quaremba. D'Amato. Ivone anticipa ancora benissimo. Non ha iniziato benissimo questa partita Ivone, però si sta riprendendo soprattutto nel suo ruolo. Ciao mamma. Ciao. Non sei la mamma. Chi te lo dice a te che non sono la mamma? Ha cercato il gioco furbo D'Estasio, poi non vuole stracciarsi tutti i muscoli. Lui che furbo non è. Buono il dribbling del difensore, adesso se ne va con un numero, poi cerca di accentrarsi, il rimpallo nei confronti di Bernardini lo favorisce, infine il pallone si spegne tra le mani di Orfano, si riparte lateralmente da Bernardini, il Beckham dei Chupa Soccer. Serve lateralmente Russo che scende e scivola perfettamente sulla fascia. Ancora fanno girare palla i Chupa Soccer sui piedi di Gennaro Ivone. Centralmente per Mattia Coppola, fa girare benissimo per Russo con la coda dell'occhio. Poi Russo, serve D'Estasio al centro! Che gol dei Chupa Soccer! Grandissimo gol dei Chupa Soccer che quindi si portano sul 6-1 dopo un'azione spettacolare. Ruppo entra in campo adesso. Esce Mattia Coppa, grazie per la dedica. Carlo, a tutte le femmine. Ripartono ancora una volta i Bafana Bafana. Cercano di far girare palla senza troppe difficoltà in fase difensiva. Poi D'Amato cerca Izzo, sbaglia ancora una volta il passaggio. Ruppo, tornato nella sua posizione, cerca il passaggio lungo. Quaremba anticipa benissimo, poi tiene il pallone in campo. D'Estasio cerca di recuperarlo. Quaremba si accentra, il tiro! Ed è un grandissimo gol di Fabio Quaremba, il portiere. Che gol! Ci voleva lui in avanti. Sono stati letteralmente beffati e presi in giro questi Chupa Soccer. Soprattutto D'Estasio che inseguiva le allodole nel momento in cui Quaremba saliva. Russo, serve ancora Bernardini. Seguiamo quest'ultima azione, Ruoppo, ancora per Russo, Jegas, incespica un po' sul pallone, poi torna sui propri passi, ancora centralmente per Ruoppo, l'esterno a cercare Ivone, anticipato ancora una volta, ripartono i Bafana Bafana, D'Amato, serve Di Napoli, il tiro ed il gol, ed è il 6-4 se non sbaglio, i Bafana Bafana si rifanno sotto e su questo gol, comunque su questo gol chiudiamo il collegamento, arrivederci.